Ciao amici e amiche di Shell Radio, sono qui con Andrea e Andrea, Andrea e Mastino, qui direttamente da Quarto Giaro alla sala prova del poliedro. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Emozionati, il nostro primo servizio per Shell Radio con Davide Tonelli in regia. Io sempre qui con voi, ricordiamo Record d'Italia ogni martedì e pagina ufficiale di Facebook. Allora, sono venuto qui a intervistarvi per sapere cos'è Sala Prove Poliedro. Allora, Sala Prove Poliedro è legato a un centro giovani che si chiama Poliedro, appunto, okay, che è in Zona Villa Pizzone. Noi siamo ospitati però al centro formazione professionale Greppi, qua a Quarto Giaro. Siamo legati a un progetto più grande che si chiama Mix, che è un progetto del Comune di Milano, che è tematico rispetto alla musica, alla cultura, all'arte e al lavoro, e noi facciamo parte appunto di questo polo di musica dove facciamo laboratori di batteria, chitarra, rap, Mastino, attività esterne come eventi, concerti, registrazioni, tutto quello che c'entra con la musica lo facciamo alla sala prove del Poliedro. Tantissima roba. Allora Mastino, come ti sei catapultato in questa situazione? Come ti hanno reclutato? Cosa è successo? Allora, se stiamo rovinando le menti di tanti giovani, grande Andrea. Perché? Allora, io e lui collaboriamo da un po' di anni e praticamente abbiamo messo in piedi dei laboratori un po' in giro per la provincia, perché veniamo dallo stesso paesiello di provincia, e niente, abbiamo cominciato a lavorare un po' con i ragazzi, poi abbiamo visto che insomma c'era l'interesse per portare avanti un discorso un po' più ampio, anche non solo di laboratori fini a se stessi, diciamo, ma c'era la possibilità, grazie alla struttura appunto della sala prove, di mettere in piedi un discorso più ampio, più tecnico e più finalizzato, diciamo. E quindi, insomma, lui mi ha dato fiducia, grazie mille. Assolutamente, bellissimo. E quanto è importante invece per i ragazzi avere uno spazio per poter fare cultura, musica, arte, è importantissimo, vero? Assolutamente. Guarda, io una volta al mese faccio una roba in una piazza, in un parcheggio, richiamando i ragazzi, però la roba si ferma lì, nel senso che è uno spunto che si dà ai ragazzi per cercare di aggregarli, ma in realtà senza un luogo fisico non è assolutamente possibile. E poi lo spazio con una città grande come Milano è importantissimo. Il target dei ragazzi più o meno che si muovono qui alla sala prove del Poliedro? Per quanto riguarda i laboratori condotti da Mastino, quindi quelli di scrittura rap, andiamo dai 15 ai 25 anni. Cioè, quindi ho abbastanza ampio range. Ogni tanto viene anche qualche vecchio come me. Sì, no? Sì, vecchi sono sempre vecchi. Perché anche loro hanno bisogno di posti. Assolutamente. Giovani dentro. Esatto. Gli altri laboratori, simili, più o meno andiamo sulla fascia delle superiori, quindi 14-18, poi dipende anche dal tipo di attività che facciamo, comunque quello è il taglio. Ragazzi e ragazze, è importantissimo. Assolutamente. La minoranza delle femmine c'è, ma no, in questo caso, perché comunque loro partecipano anche attivamente a tantissimi laboratori, quindi le donne ci sono. Oggi è l'8 marzo, quindi facciamo gli auguri a tutte le donne. Yes. Peace. E quindi è importante dire che ci sono anche le ragazze che fanno rap, ma lo fanno anche più bravi degli uomini. Guarda, il primo contributo attivo è stato portato proprio da una ragazza che ha fatto una lezione sulla respirazione col diaframma a tutti i rapper che erano lì zitti, che ascoltavano, no? Anzi, ti dico sta roba qua, nel laboratorio la roba più forte che c'è è che dalla diversità delle persone che partecipano si trae la ricchezza di quello che è il laboratorio, perché ognuno porta la sua esperienza, porta la sua anima, la sua essenza dentro il cerchio ed è in pari con tutti gli altri, cioè le persone si relazionano gli uni gli altri a pari livello, ok? Quindi più il cerchio è variegato e più dà soddisfazione. Quindi noi parliamo di Street Arts Academy, che vi coinvolge a pieno titolo ed è importantissimo per quanto riguarda dare spazio ai giovani. Ne parlavamo appunto prima, perché è importante, ripeto, occupare lo spazio dei ragazzi, togliere i ragazzi dalla strada e magari dargli un impegno anche quotidiano di un'arte, di qualcosa che comunque può interessarli da vicino. Sì, quella è una struttura, l'associazione che ha permesso e permette ai ragazzi di andare avanti nonostante i progetti termini. Facciamo laboratori, facciamo iniziative per i ragazzi, ma sono sempre legati a progetti educativi dei centri giovani piuttosto che dei progetti educativi di strada, ma che hanno un inizio e un termine. Okay.
i laboratori hanno un inizio e un termine, purtroppo, perché sono legati ai finanziamenti che arrivano tramite questi progetti. Io e lui facciamo parte di questa associazione, abbiamo creato questa associazione anche per ovviare a questo problema, cioè che i ragazzi che partecipano al laboratorio possono essere associati a Street Art Academy e andare avanti con noi, con le iniziative che facciamo. Street Art Academy non è nient'altro che l'unione delle culture, delle discipline dell'hip hop con il progetto educativo. Vediamo che c'entrano molto, hanno lo stesso fine e per cui ci viene abbastanza naturale portare avanti questo tipo di progetto, questo tipo di iniziative. Importantissimo. Dare un'aggiunta a questa cosa, allora tu prima dicevi togliere i ragazzi dalla strada, in realtà il nostro, sì, obiettivo, il nostro obiettivo è quello di farceli rimanere nella maniera corretta. Giusto, okay? Bravissimo. E, perché è da lì che viene la ricchezza di quello che facciamo, in base di pop nasce e resta lì. E tutti i miei mentori, la maggior parte dei quali sono dentro Street Arts Academy, fanno parte di questo discorso e oltre che fare progetti di educativa, tutti quanti noi abbiamo un posto dove ci ritroviamo, un posto per strada, ok? Che sia una piazza, che siano dei portici, e lì troviamo, diciamo, la massima espressione di quello che vogliamo fare a livello di scambio, perché essendo un luogo aperto, è aperto a chiunque, dal passante alla nonnina che fa la spesa, ed è lì che si trova la vera forza di quello che facciamo, ok? Perciò diciamo che la parte educativa si va assolutamente a inserire in questo discorso, perché di base quando uno sta in strada, l'idea è quella che quando uno sta in strada non è una persona educata, non è una persona che sa, che può arrivare ovunque, invece no, è questo proprio il concetto che cerchiamo di scardinare. Quindi sensibilizzare la tematica della strada non come pregiudizio, quindi esatto, mi correggo. Esatto. Però a volte anche la società ti impone questo, cioè anche se magari vuoi dire una cosa corretta, anche una parola inadeguata, sbagliata, ti viene in automatico perché la società non ti sensibilizza a queste tematiche, anzi, direbbe sempre le cose più difficili. Al contrario, anzi, guarda, la mia opinione, poi figurati, muovendomi nel territorio accidentato della lingua e della grammatica, ti dico che ultimamente il senso delle parole è stato assolutamente svuotato da televisioni, giornali, comunicatori di ogni tipo, non comunicatori di ogni tipo, e uno degli obiettivi dei laboratori è appunto quello di ridare un peso alle parole che si dicono, ok? Per cui tu ai laboratori non vedrai mai la classica sfida di rapper dove se ne dicono di tutti i colori e si stringono la mano, no, lì le parole si pesano e bisogna stare attenti. Importantissimo, importantissimo dire questo, perché anche il rap viene sempre stigmatizzato come una situazione, diciamo, un po' strana, forse la parola più strana, anche bello per me. Noi conosciamo la trasmissione dei cibi, la comunità GLBT, quindi la parola strana per noi significa tantissimo. Quindi io, potete notare, magari diversamente rispetto a qualche anni fa, adesso ci sono più possibilità, c'è meno possibilità. Meno soldi. La voglia forse è raddoppiata rispetto a prima. Sì, assolutamente. E sono le possibilità di aggregarsi che sono poche. Vuoi perché non ci sono i posti, vuoi perché non ci sono i soldi, vuoi perché non girano le informazioni necessarie. Ok. E quindi diciamo che i ragazzi perdono un po' di mordente. Però io ho notato in questi anni che è sempre o la provincia o comunque la periferia a fare tantissimo, questo bisogna dirlo. Noi veniamo dal quartiere Orni, da Baggio, qui siamo a Partoggiaro, quindi vedo che la periferia comunque veramente fa tanto. La mia chiave di lettura è che in periferia ti fai di base due palle così, quindi un motivo per distrarti in centro bene o male lo trovi, fuori no, raga, cioè, lo sappiamo bene io e il tuo cameraman che veniamo da paesini di 8000 anime, lì dopo le 8 di sera è buio pesto e basta, praticamente. Bene, io sono contentissimo, allora saluto i due Andrea De Micheli e Mastino, ovviamente, qui da Sala Prove Poliedro, c'è Radio, Silvio Belloni, da Vittorio Energia. Grazie ragazzi, ciao! Ciao!